La trasmissione Medicina, Salute e Benessere è offerta da Convidian Italia. Medicina, Salute, Benessere. Conduce Liana Radici. Buongiorno, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana in questo lunedì 13 maggio 2013. Non sono da sola, diamo subito il buongiorno al dottor Umberto Zanetti. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Caro Umberto, benvenuto, siamo di nuovo qua, iniziamo la settimana perché dobbiamo anche annunciare, lo facciamo subito perché altrimenti poi ce ne dimentichiamo, perché sabato all'Aurelia Hospital ci sarà, è un evento, io devo dire è un bel evento perché fa parte, è la stessa cosa che faccio io qui in radio, no? Quindi facciamo informazione, e voi sabato farete proprio questo all'Aurelia Hospital. Sì, è un po' una finestra aperta su quello che è il reparto, sulla nostra filosofia, che è una filosofia di accoglienza, di umanizzazione dell'evento parto, per renderlo pur nella sicurezza, però non alienante. Ecco, questo direi, per cui c'è un incontro, ci sono io, che presento un po' il reparto, più faremo vedere anche un filmato delle sale parto, delle nuove sale parto e della sala operatoria, del blocco ostetrico sostanzialmente, certo. Più ci sarà un pediatra che parlerà del rooming in, della possibilità di tenere il bambino sempre. Cominciamo a dire parolacce, rooming in, dai. Rooming. Lo so anch'io che faccio ginecologo. Ma non lo sanno tutti, non lo sanno tutti. E naturalmente faremo questo incontro, questo open doors, chiamiamolo così, per usare una parolaccia. E niente, faremo questo incontro per spiegare anche la peridurale, perché facciamo la peridurale, quali sono i vantaggi. E infatti noi ne abbiamo parlato a lungo e abbiamo scoperto, devo dire, tante cose importanti. Io non ho ribadito, ma lo faccio anche perché ormai sei conosciuto, però ripeto ancora che tu sei primario ginecologo ospetrico, appunto, presso l'Aurelia Hospital. E quindi ti dedichi tutto te stesso e tu insieme al tuo staff a far nascere bambini. Certo. Perché è proprio considerare nella serenità e nella gioia. Nella serenità e nella gioia dell'Aurelia Hospital, che è una struttura, devo dire, d'eccezione, all'avanguardia appunto in questo settore, soprattutto, certo, giusto? Certo. E poi lavoriamo con delle strutture, diciamo, di supporto, come è il caso della TAC, della risonanza magnetica, della terapia intensiva, che ci fanno lavorare naturalmente anche per gli operatori. È una sicurezza che si lavora più in tranquillità, appunto, stavi dicendo proprio una cosa giusta, perché io so che molte donne in realtà vorrebbero partorire, andare a recarsi in strutture sanitarie più piccole, no? Più, così diciamo, anche se non è esatto come termine, a gestione familiare, no? Quindi una clinica dove si sentono più curati, più assistiti, però poi ripiegano sul grande ospedale per la sicurezza appunto delle strumentazioni, certo. Mentre lì troviamo entrambe le, certo, cose. Io faccio in genere questo paragone, che sembra non calzare, invece secondo me calza. I reparti sono un po' come i ristoranti, nel senso che ci sono ristoranti dove si mangia molto bene il pesce e male la carne, o viceversa, naturalmente c'è il ristorante vegetariano, eccetera. Diciamo che il nostro ristorante è un ristorante di buon medio-alto livello, cui diciamo facciamo circa 750 parti l'anno, per cui quindi questa è già una garanzia anche dei numeri. Ricordiamo che la conferenza Stato-Regioni ha consigliato la chiusura delle maternità con meno di 500 parti, proprio perché non hanno la struttura, l'organizzazione, l'abitudine, diciamo, a lavorare anche in emergenza. Noi ci siamo abituati perché l'Aurelia Hospital oltretutto ha è sede di pronto soccorso, per cui arriva un po' di tutto, insomma. E certo. E quindi l'esperienza è ancora più grande. Certo. Ecco, Aurelia Hospital, lo dice un po' il nome, ma è proprio sull'Aurelia. Sì, esatto, via Aurelia 860. Se vi fa piacere venire a sapere quali sono le nostre ricette, dato che si parlava di ristorante. Ecco, no, le nostre ricette, qui stiamo parlando che la donna ha bisogno di certezze, non soltanto la donna, un po' la coppia, no? Quando si parla di mettere al mondo un bambino, mettere al mondo il proprio figlio, chiaramente si vuole dormire tra 7 cuscini, non soltanto tra 2, si vuole stare tranquilli, uno deve sapere dov'è che va, come sarà l'assistenza e soprattutto come verrà accolto poi il piccolo. Ecco, certo. Per quanto riguarda proprio il nido, com'è gestito? Ma il nido noi cerchiamo e sponsorizziamo, diciamo, per così dire, il rooming in. Il rooming in è la possibilità che viene data alle mamme di tenere
il più possibile il bambino presso di sé. Finalmente l'hai spiegato, perché l'abbiamo detto. Anche se non è la nostra, non è una visione talebana, nel senso che ci sono ospedali che fanno solo roaming in, noi lo consigliamo vivamente, i nostri pediatri in questo ci seguono, però nello stesso tempo la donna che magari ha avuto un parto un po' lungo, che è un po' stanca eccetera, ha la possibilità comunque di lasciare il bambino. Quindi non è che viene imposto, sì, ecco. Diciamo fortemente consigliato. Tu Savi hai detto giustamente coppia, perché noi siamo, io ho scritto un libro nel lontano 1988 con Forleo che si chiamava Il papà in attesa, ed erano un libro su tutte le modificazioni psicologiche, non solo del maschio, della coppia, diciamo. Beh sì, devo dire che è un ruolo, non è facilissimo da gestire, credo, anche perché è un po' quasi spettatore, no? Quindi sì, non sta vivendo in prima persona, quindi non capisce quali sono le mutazioni del corpo, dell'organismo, non percepisce questa crescita, certo, del figlio. In genere è un parafulmine, no? È vero, sì. Cui, e diciamo, ecco, tu hai usato giustamente coppia, perché sempre di più il parto vede vicino alla donna che sta partorendo il marito, il compagno, perché naturalmente per lei rappresenta una, diciamo così, una sicurezza, una presenza importante anche da un punto di vista psicologico, e nello stesso tempo è per il papà un momento, un'occasione di entrare, diciamo, beh, una condivisione importante, sì, forse la più importante, già prevedere un primo contatto col neonato. Certo, quindi è possibile fare anche questo, i papà possono presenti al momento del parto, quando chiaramente si parla di parto naturale. Ma siamo un po' di manica larga anche per quanto riguarda i cesarei, nel senso che... Ma non sviene mai nessuno? Come sono questi papà? No, diciamo che sono abbastanza coraggiosi. Venire non è mai svenuto nessuno, per vabbè, cui, poi d'altra parte poi sono in un ospedale, quindi alla possono peggio, essere soccorsi. Forse al più presto. È successo, un ospedale dove lavoravo prima io, al Fate Bene Fratelli, un marito svenne e batté la testa. Addirittura. Per cui venne ricoverato per una settimana. La mamma andava a trovare il marito col bambino in braccio, perché andava a trovare il marito. Allora, sesso forte, siamo sesso forte. Beh, insomma, mica tanto, non sempre. Allora, abbiamo ricitato appena poco fa l'epidurale, è un argomento che a me interessa molto, perché dà la possibilità, come ci hai spiegato tu poco tempo fa, di essere proprio protagoniste un po' del momento della nascita del proprio figlio, senza dolore. Perché certo, soffrire se c'è la possibilità di non farlo? Certo, è una tecnica che si è, diciamo così, si è lanciata un po' intorno agli anni, in America intorno agli anni 60, fine degli anni 60, poi ha avuto una diffusione un po' a livello mondiale, perché permette alle donne di stare, di come dico io, di leggere il giornale e nonostante questo rimanere coscienti, protagoniste, comunque sia, protagoniste, e quindi vivere a pieno. Ecco, vogliamo spiegare chi è che può sottoporsi all'epidurale? Cioè, è possibile per tutte oppure c'è qualche controindicazione? Dunque, qualche controindicazione c'è, anche se nella maggioranza dei casi il 90% delle donne può farlo. Non può farlo la donna che ha una malattia di tipo neurologico, per esempio una sclerosi multipla, ovviamente lo sconsigliamo, gli anestesisti lo sconsigliano. Altre condizioni, per esempio pregresse emorragie cerebrali, per cui comunque tutta una serie di patologie abbastanza, insomma, tutto sommato abbastanza gravi. Certo. E poi non possiamo dire tutto, perché sennò all'Aurelia sabato non è ci vero. Viene nessuno. Allora, prima di andare in pausa, io volevo ricordare il numero di telefono, il numero da chiamare per tutti coloro che volessero partecipare da sabato mattina all'Aurelia Hospital a questo incontro, devo dire, e poi non è necessario essere incinte, è un incontro informativo, conoscere un reparto, certo, sapere com'è che funziona uno dei momenti più belli, ovvero la nascita di un bambino. Allora, chiamare lo 06 66 49 2474, questo lo ripetiamo, per prenotarsi 06 66 49 2474. A tra poco, restate con noi.